Il potere della moneta e quella della finanza sono all'origine della rivoluzione industriale e si sono stati tra gli strumenti chiave alla base della cosiddetta accumulazione primitiva del capitale e del capitalismo mercantilista che si sviluppa tra il XVI e il XVIII secolo. Before the Industrial Revolution, there have been crucial tools at the basis of the so-called primitive accumulation of capital and of mercantile capitalism developing between the 16th and the 18th centuries. Poi, con lo sviluppo del capitalismo industriale e di ciò che Marx chiama la sussunzione reale, in particolare all'epoca formalista, il potere del capitale era sembrato poggiare principalmente sullo sviluppo delle forze produttive e il controllo monopolistico della conoscenza, detenuto dalla tecnocrazia manageriale delle grandi imprese. Then, with the development of industrial capitalism and of what Marx calls real subsumption, in particular during the Fordist age, the power of capital seem to be concentrated mainly on the development of productive forces and the monopolistic control of the knowledge kept by the managerial technocracy of large businesses. In seguito alla crisi sociale del modello fordista e allo sviluppo di un'intellettualità diffusa, i rapporti di sapere e potere tra capitale e lavoro a livello dell'organizzazione sociale della produzione si sono di nuovo rovesciati. Then, following the crisis of the social Fordist model and as a result of the shift to cooperative capitalism, the relationship between capital and labor, they change shape again. They reverse again. La violenza della moneta e della finanza si presentano così oggi nuovamente come la forma suprema del potere del capitale. The violence of money and finance present to us today again as the supreme form of the power of capital. È su di esse che poggia la capacità del capitale di sottomettere la società del generale intelletto e di operare la cattura del valore creato dal lavoro a partire da una posizione di esteriorità rispetto all'organizzazione della produzione. So now it is on the basis of money and finance and not on the basis of the hegemony founded on the control of the general intellect and productive knowledges, which the power of capital, the capacity of capital rests in subjecting society and the general intellect and capture value created by labor, starting from a position of exteriority with relation to the social organization of production. Al tempo stesso, perlomeno nei paesi a capitalismo avanzato, la logica della valorizzazione del capitale poggia sempre meno sullo sviluppo delle forze produttive, ma sulla creazione di una scarsità artificiale di risorse, come mostrano l'esplosione dei diritti di proprietà intellettuale e le politiche di austerità condotte in Europa e in Grecia. At the same time, in countries characterized by advanced capitalism, the logic of valorization of capital is increasingly resting less and less on the development of productive forces, but on the creation of artificial scarcity, as demonstrated by the explosion of intellectual property rights, and also by the politics of debt and austerity implemented in Europe and in Greece. In questo quadro, il capitale finanziario, la cui logica si incarna nel senso di Marx nel circuito corto di primo, dove sembrano in apparenza saltare tutte le mediazioni legate alla produzione, costituisce l'espressione più pura, ma non la sola, di quanto definito come la tendenza del divenire rendita del profitto.
Financial capital, whose logic in Marx's sense is embodied in the circuit money one, where apparently all the mediations linked to commodities and to production are just being destroyed, constitutes maybe the purest expression, but not the only one, of what he defined as the tendency of becoming rent of profit. Per dirla sempre in termini marxiani, la tendenza del divenire rendita del profitto traduce così la contraddizione sempre più acuta tra due livelli. Da un lato i rapporti sociali di produzione e di proprietà capitalistici, incarnati dalla logica parassitaria del capitalismo cognitivo e finanziarizzato. Dall'altro le forze vive di un'economia sociale fondata sulla conoscenza, economia della conoscenza che contiene nel suo seno la possibilità di un'organizzazione autonoma della produzione e di un superamento della logica del capitale, della merce. So if you want to express this in Marx's terms, the tendency of becoming rent of profit translates the more and more intense contradiction between two levels. On the one hand, the social relations of production and property, capitalist production and property, embodied by the parasitical logic of cooperative and financialized capitalism. On the other side, the living forces of a social economy based on knowledge and based on knowledge, which preserves within it the possibility, or contains within it the possibility of an autonomous organization of production, overcoming the logic of capital and commodity. Fatta questa rapida premessa sul concetto di divenire rendita del profitto, la domanda che servirà di filo conduttore al mio intervento è di sapere se e in quale misura moneta e finanza possono essere usati contro il capitale e divenire strumenti di emancipazione. So if we start from this premise about the concept of becoming rent of profit, the question which is going to guide his speech today is to know whether and to what extent money and finance can be used against capital and then become an instrument of emancipation. Per tentare di rispondere a questa domanda e suscitare il dibattito, il mio intervento si articolerà in due parti. So in order to answer these questions and also incite debate, his speech is going to be divided in two parts. La prima parte consisterà in una rapida rassegna di alcune proposte che sono state sviluppate al fine di opporsi al potere della finanza e o cercare di domesticarla per metterla in un certo senso al servizio di una logica alternativa. So in the first part is going to produce a quick review of some proposals which have been developed to the purposes of opposing the power of capitalist finance and trying to domesticate it, to put it in some way at the service of an alternative logic. La seconda parte insisterà sulla necessità di articolare questa riflessione sulla finanza alla questione centrale della concezione di una moneta del comune, e questo secondo un approccio che trova un corollario fondamentale nella proposta di un reddito sociale garantito indipendente dal lavoro salariato. So the second part of this talk today will try to insist on the necessity to articulate his reflection about finance with relation to the central question of the conception of the money of the common, and this according to an approach which is linked to the corollary of the proposal for a social basic income independent of wage work. Vengo dunque alla prima parte proponendomi di mettere in luce l'interesse, ma al tempo stesso le contraddizioni interne di due proposte che si propongono di utilizzare il capitale contro il capitale stesso, sovvertendone dall'interno la sua logica. So in this first part it's going to highlight the interest, but at the same time the contradiction
inherent in some proposals which aim to utilize the financial capital against the capital itself, subverting from the inside its logic. Una prima proposta, che alimenta il dibattito teorico e politico da almeno due decenni e che in Europa è stata l'origine della fondazione di Attac, è legata alla celebre Tobin Tax. Okay, the first proposal, which has fed and nourished the theoretical and political debate for at least two decades, in Europe has been linked to the origin and the foundation of Attac, is linked to the famous Tobin Tax. Notiamo che il termine Tobin Tax è in gran parte impreciso. So Tobin Tax as a term is rather imprecise, it's not precise enough. Tobin si era infatti limitato a proporre solo una tassa legata alla speculazione valutaria, cioè legata al tasso di cambio sulle monete. It was not precise because Tobin at the beginning just wanted to propose a tax which was linked to speculation about currencies, that is about the rate of exchange of currencies. In generale, la maggior parte delle proposte che fanno riferimento alla Tobin Tax associano in realtà due tasse. Generally, the majority of the proposals which somehow take inspiration from the Tobin Tax associate in reality two kinds of taxes. Una tassa sui movimenti internazionali di capitale e la speculazione sulle monete. So one tax on the international movement of capital and speculation about currencies. Una tassa che porta sull'insieme delle transazioni borsistiche e che dovremmo chiamare più precisamente la tassa Keynes, dal nome dell'autore che l'aveva formulata nella teoria generale. And then the second element, the second proposal, is a tax which should be directed to the whole of the stock exchange transactions, and which should be called really the Keynes tax, since it takes its name from the author that formulated this proposal in his general theory. Nello spirito di Keynes, questa tassa avrebbe dovuto essere sufficientemente elevata per diminuire la liquidità degli investimenti finanziari e obbligare in questo modo i detentori dei fondi a portare la loro attenzione sulle prospettive di lungo termine. So in the way Keynes formulated this proposal in this general theory, this tax should have been high enough to diminish the liquidity of financial investments so as to force those who had these funds to bring their attention on long-term investments. Insomma, il suo fine era di far prevalere, nei termini di Keynes, lo spirito d'impresa su quello della speculazione. So the reason why Keynes wanted this tax to be implemented is because he wanted to stimulate or to emphasize the enterprising spirit with relation to the spirit of speculation. Keynes stesso sottolineava tuttavia un inconveniente maggiore di questa tassa sulle transazioni finanziarie. Keynes was aware of some aspects of this tax which was inconvenient with relation to the financial transactions. Si riferiva al rischio di favorire una preferenza accresciuta per la liquidità, che avrebbe condotto gli agenti economici a tesaurizzare e a non utilizzare più il loro denaro se non in contropartita di tassi di interesse molto elevati. So Keynes speculated or thought about the risk of inducing a preference for investors to just hold on liquidity and in such a way to induce economic agents to accumulate and do not invest their money unless stimulated by high interest rates. Per questo Keynes stesso suggeriva di combinare la tassa a meccanismi che penalizzassero la detenzione della moneta, facendogli perdere valore nel corso del tempo se non era utilizzata. So that's why Keynes thought of adding something that would counter this tendency. For example, some mechanism which would penalize or punish the process of holding on liquidity, so making it lose value the more you are held on to it. In ogni caso,
Nella maggior parte delle proposte sviluppate oggi da parte della sinistra critica, la tassa Keynes o Tobin, come la, comunque la si voglia chiamare, dovrebbe realizzare un duplice obiettivo, in gran parte contraddittorio. So if you look at the ways in which the critical left have been trying to develop these proposals based on Tobin tax or Keynes, whatever you want to call it, in their intention, this kind of tax should achieve two objectives, which are in some ways contradictory. Il primo obiettivo è di recuperare e sottrarre al capitale finanziario una mole importante di risorse finanziarie da ridirigere verso le casse dello Stato per finanziare spese sociali e investimenti in una logica economica e sociale alternativa. So in this adoption by the critical left of this tax, the first objective should be to get back and subtract to financial capital a substantial amount of financial resources, which should be redirected towards the state treasury in order to finance social welfare and investment in an alternative economic and social logic. A seconda degli approcci, gli introiti della Tobin tax dovrebbero così permettere l'investimento nella transizione ecologica, il finanziamento delle spese sociali del welfare o ancora l'instaurazione di un social basic income. So you have different approaches to the Tobin tax. So some people say they should be able the income derived from taxation of speculation should allow investment in a transition to an green economy or an ecological mode of production, or they could be redirected towards a welfare state, or maybe they could be used to fund a social basic income of an income of existence income. Il secondo obiettivo è di regolare o domesticare il capitale finanziario imponendogli dei costi di transazione che limitano o bloccano chiaramente la speculazione. So if the first objective was to redirect some of this income towards other purposes, the second objective should be to regulate and domesticate financial capital, imposing transaction costs which would tendentially limit or stop speculation. Perché questo duplice obiettivo, combattere la finanza e al tempo stesso trarne le risorse per riforme alternative, è in gran parte contraddittorio? So why should we consider these double objectives, which is to fight finance and at the same time take resources out of finance to finance alternatives? Why should we understand this double objective as inherently contradictory? Per una ragione semplice. Nel caso in cui, per ipotesi, la tassa fosse veramente efficace, vale a dire sufficientemente elevata per ridurre drasticamente la speculazione, il risultato sarebbe il seguente. Con la scomparsa della speculazione scomparirebbero anche gli introiti che avrebbero dovuto servire per finanziare un reddito garantito o altri progetti alternativi. So why is it contradictory? For a simple reason. If this tax is really effective, that is, if it was high enough to drastically cut back speculation, the outcome would be the disappearance of this income, and hence you wouldn't have the money necessary to fund the guaranteed income or other alternative projects. Nel caso in cui invece la tassa fosse fissata a un livello sufficientemente debole per non ridurre in modo significativo il numero delle transazioni speculative su cui la tassa è prelevata e massimizzare gli introiti fiscali, il risultato è che diverremmo dipendenti e complici della stessa logica del nemico che si dichiara di voler combattere. If, on the other hand, tax would be fixed at a level which was low enough not to impact significantly on the number of speculative transactions, which you know out of which they will be taken in order to maximize fiscal income, the result would be that we would become dependent and complicit with the same logic of the enemy which we claim we want to fight. Per questa ragione, ad esempio, nella riflessione che ho condotto con Jean-Marie Monnier sul finanziamento del reddito sociale garantito, abbiamo scelto di dare alla tassa Tobin un ruolo secondario e transitorio,
privilegiando la creazione monetaria e altre forme di tassazione del reddito e del patrimonio. So it was on the basis of this consideration that in the work indeed together with Jean-Louis Monnier on how to finance a social guaranteed social income, they chose to give to the Tobin tax a secondary and transitory role, concentrating and focusing and privileging instead the creation of monetary creation as a way to finance income and patrimonio. Patrimonio. Sì, patrimonio. Heritage. Una seconda serie di proposte si collocano nella scia di un celebre passaggio del terzo libro del Capitale, dove Marx, osservando i primi sviluppi della moderna società per azioni, prefigurava un processo di socializzazione del capitale che avrebbe condotto, e qui lo cito, alla soppressione del capitale come proprietà privata nell'ambito del modo di produzione capitalistico stesso. So another trajectory of different proposals has been focusing on a famous passage from the third book of Capital by Marx, where Marx, observing the first developments of the share holding action, corporation, società per azioni, joint stock company, that's right. So when Marx observing the first development of the joint stock company, imagine the process of socialization of capital, which would have led, and this is a quotation from Marx, to the suppression of capital as private property, as part of the mode of production of capitalism as such. Questo processo di socializzazione del capitale ha compiuto un nuovo e formidabile salto di qualità nel quadro del processo attuale di finanziarizzazione. So this process of socialization of capital has made a new and formidable leap in quality in the context of the process of contemporary financialization. In particolare, secondo diversi economisti, questa soppressione del capitale come proprietà privata nell'ambito del modo di produzione capitalistico troverebbe oggi la sua concretizzazione più significativa nello sviluppo del risparmio salariale e dei cosiddetti fondi di pensione. In particular, according to different economists, the suppression of capital as private property within the capitalist mode of production will become concrete today significantly in the development of savings based on wages and the so-called pension funds. A partire da questa constatazione si è sviluppato un intenso dibattito che testimonia anch'esso della complessità dei problemi proposti dalle proposte che mirano a utilizzare la logica del capitale contro il capitale stesso. So starting from this consideration, we had an intense debate which bears witness itself to the complexity of the problems posed by the proposals which aim to use the logic of financial capital against capital to go beyond the systemic logic. Un primo modo da affrontare queste questioni ha consistito nell'interrogarsi sulla capacità dei lavoratori salariati a incidere sulle norme e convenzioni finanziarie, in particolare attraverso dei fondi di pensione che integrerebbero dei criteri alternativi di valutazione finanziaria. Okay, first way to look at these questions is based on questioning the capacity of waged laborer to really have an impact on the norms and financial conventions, in particular through pension funds, which would integrate affirmative criteria of financial evaluation. Queste questioni, ricche di implicazioni politiche decisive, sono state all'origine, all'inizio di questo decennio, di una controversia ben rappresentata dalle posizioni opposte espresse dai due dei principali teorici della scuola francese della regolazione,
Michel Aglietta e Frédéric Lordon. So this really interesting political question, dense with political implication, they have been at the origins, at the beginning of this decade, of a controversy which was well represented by the opposed position expressed by two of the most well-known economists of the so-called French Regulation School, that is Michel Aglietta and Frédéric Lordon. Il primo, Michel Aglietta, ha difeso con forza il progetto di una strategia sindacale che dovrebbe utilizzare i fondi di pensione e i titoli di proprietà centralizzati dai fondi salariali per controllare il capitale. So on the one hand you have Michel Aglietta, who power defends with he defended with energy the project of a unionized strategy which should utilize the pension funds and centralized title deeds of wage fund to control capital. Per Aglietta ciò avrebbe permesso di dettare delle nuove norme di governance, non più incentrate sulla ricerca del rendimento finanziario massimale, ma capace di integrare nuovi criteri, legati per esempio alle condizioni di lavoro, all'impiego nel lungo periodo, alle esternalità ecologiche e sociali create dalle imprese nella società. So for Aglietta, this process would have allowed to dictate new norms of governance, which would not be directed to the search or to the quest for maximum financial rent, but able to integrate new criteria, which would be, for example, the, related to the condition of work, to long-term employment, or to environmental externalities and social externalities generated by the activities of the enterprise. Grazie a questi nuovi criteri sarebbe stata anche così superata la schizofrenia tra l'interesse del lavoratore salariato e quello del futuro pensionato, tra quello del cittadino e quello del rentier salariato. So Aglietta thought that by introducing these new criteria you would have been able to overcome the schizophrenia between the interest of the wage worker and the interest of the future pensioner, between the interest of the citizen and the interest of the salaried or the waged rentier. In questo senso, per Aglietta, lo sviluppo dei fondi salariali era la battaglia decisiva che bisognava condurre per fare in modo che il capitalismo dell'Europa continentale resti una varietà distinta rispetto al capitalismo anglosassone, disegnando un modello sociale alternativo a quello del capitalismo neoliberale finanziarizzato. So, Aglietta thought that by focusing on these saving funds derived from wages, you would have a decisive battleground to formulate a European continental model which would be able to oppose the hegemony of the Anglo-Saxon capital, designing an alternative social model with relation to the neoliberal and financial capital. Da parte sua, invece, per Lordon, l'inerzia delle strutture finanziarie rendeva e rende poco credibile questo scenario di un cambiamento volontaristico della logica finanziaria da parte dei sindacati. Lordon did not agree. He thought that the inertia of financial structure made quite unbelievable or not really credible this scenario, which was based on the idea of a voluntary change of the financial logic by the unions, controlled by the unions. A sostegno di questa tesi, Lordon sviluppava due argomenti. So Lordon developed his thesis through two main arguments. In primo luogo, ammesso e non concesso che i sindacati europei desiderassero veramente costituire dei fondi di pensione ispirati da una logica alternativa, un solo tipo d'attore isolato sarebbe in ogni caso condannato all'impotenza.
So in the first place, even conceding the union, the European trade unions really had the will and the capacity to constitute pension funds inspired by an alternative logic, this single isolated actor dealing with this kind of logic would have made them powerless. La finanza è infatti un universo dove la messa in opera delle norme poggia su una moltitudine d'attori, formatosi però tutti alla stessa cultura del rendimento finanziario, estranea per essenza alla logica dell'azione sindacale. Because what we thought is that finance is a universe which is constructed through the acting out of the norms, based on a multitude of actors which are all being formed of the same kind of culture or financial income, and as such they would be quite alien to the logic of union action. In secondo luogo, la logica della liquidità e del rendimento finanziario sottomette in ogni caso l'insieme degli attori a dei vincoli di performance ben precisi e molto rigorosi, dando luogo a dei ranking di performance che misurano le posizioni relative di ciascuno e conducono all'espulsione dei meno efficaci, efficienti. So according to Loudon, even if trade unions had made this leap and managed these funds in the stock market, trying to produce different and kind of income in a different way, the logical liquidity of the financial market is something that subjects all the actors to some limitations in their performance, extremely rigorous limitation, producing rankings of performance which measure each relative position, and hence they lead to the expulsion of the less efficient actors from the stock market. Insomma, i managers dei fondi di pensione alternativi sarebbero stati prima o poi sostituiti da managers obbedienti alle norme standard, che nel migliore dei casi sarebbero state integrate in modo puramente formale nei criteri proposti dagli ETA dentro le norme classiche del rendimento finanziario. So Loudon critique was that in the end, these alternative managers of these alternative pension funds would have been replaced eventually by more obedient, by managers who would be more obedient and compliant to the norms of the market. So in the end, the so-called alternative criteria would have been kind of formal within the classical norms of financial market. A 15 anni di distanza dall'inizio di questo dibattito è difficile dar torto a Loudon. So, 15 years later, Loudon seems to be right. Il suo scetticismo sembra completamente confermato, e questo, tanto per quanto riguarda il potenziale di sviluppo di fondi di pensione sindacale alternativi, che la loro capacità di incidere sul sistema. So it seems to be skepticism about this capacity of these funds managed by trade unions both to develop and also to somehow modify the whole system of finance seems to be justified and confirmed. Quali sono gli insegnamenti di questo dibattito per l'esperienza di finanza alternativa promossa da Robin Hood? So what you would like to articulate now is what can we learn from this debate about alternative pension funds managed by trade unions with relation to the experience of alternative finance promoted by Robin Hood. Malgrado alcune analogie, per esempio la costituzione di fondi alternativi senza un rendimento fisso prestabilito, il progetto Robin Hood presenta rispetto alla proposta dagli ETA due differenze e due vantaggi principali. So when we look at Robin Hood with relation to the IET's proposal about trade unions alternative financial fund, there seems to be some analogies. For example, the constitution of alternative funds without pre-established fixed returns, but also there are two differences and two main advantages. La prima differenza, il primo vantaggio, è che il suo principale interlocutore non sono le organizzazioni storiche tradizionali del movimento sindacale,
imprigionate nella nostalgia del modello fordista e in una cultura della cogestione che le rende in ogni caso subalterna alla logica del capitale, sia esso industriale o finanziario. So the first difference between Robin Hood and the alternative pension funds as imagined by Ayetta is that they have no relation with the traditional historical model of the trade unions, which are kind of still trapped in this nostalgia for the Fordist model, and also they are informed by a culture of co-management which in the end makes them subaltern to the logic of capital, whether industrial or financial. So they have no relation to the traditional model of trade union. Il fondo si rivolge invece alle moltitudini del lavoro precario e cognitivo, a quanto nell'approccio operaista chiamiamo la figura di un'intelligenza collettiva, capace di sperimentare sul piano stesso della produzione forme di organizzazione alternative, tanto all'impresa che al mercato che nei loro principi di coordinazione. But the main difference with Robin Hood is that the Robin Hood Fund is not linked to the old industrial working class, but it tries to build a connection with the multitudes of precarious labor, precarious and cognitive, what workerists call the collective intelligence, and hence they are linked to a diffuse capacity to experiment on the very same plane of production, with forms of organization which are alternative both to the enterprise and to market, to the market as principles of coordination. Non si tratta insomma di cogestire, ma letteralmente di rubare ai ricchi per dare ai poveri al fine di favorire l'esodo dal rapporto salariale e il finanziamento dei commons della conoscenza. So it's not a question of co-managing, as in the trade union becoming financial investors model, but more like the name indicates, like stealing from the rich to give to the poor in order to facilitate the exodus from the waged work relation and to finance the commons of knowledge in the various forms that their development assumes in today's society. La seconda differenza, se ho ben capito, è che Robin Hood non nutre l'illusione di poter veramente sovvertire la logica del capitale dal suo interno, utilizzando la finanza capitalistica per imporre un nuovo modello egemonico di un'ipotetica finanza post-capitalistica, come era in parte il caso per Aglietta. So the second difference, if you understood well, is that Robin Hood does not hold the illusion to really being able to subvert the logic of capital from the inside by using capitalist finance to impose a new model of a hypothetical post-capitalist finance, as was in part the case for Ayetta's proposal. Altrimenti si cascherebbe, seppur in forme nuove, come nel caso di Aglietta, nella vecchia illusione di un capitale senza capitalisti, di cui già Marx aveva mostrato le incongruenze a proposito dei socialisti ricardiani. If that was the case, then it would be a case of something that would take new forms, but as in the case of Ayetta, but at the risk of falling in the old illusion of capital without capitalists, which already Marx had criticized with relation to Ricardian socialists. Robin Hood si limita a concepire lucidamente la messa in opera di dispositivi finanziari alternativi come uno strumento tattico, subordinato alla realizzazione di obiettivi strategici che si attacchino veramente alla radice del rapporto di sussunzione del lavoro al capitale. So Robin Hood is limited in limits itself to conceive clearly the construction of alternative financial dispositive able to utilize the flows of financial capital as a tactical instrument which is in any case linked or subordinated to the realization of strategic objectives which would really attack at the root the capacity of subsuming labor under capital. Repeat. So Robin Hood limits itself to conceive lucidly
the actualization of alternative financial dispositives capable of utilizing the flows of financial capital. And this as a tactical instrument subordinated to finalized to the realization of strategic objective, which would really attack at the root the relationship of subsumption of labor under capital. Forse ho capito male. Ma maybe he misunderstood. You might have misunderstood. Robin Hood like Togliatti. In particolare, a mio avviso, sarebbe infatti difficile pensare di poter modificare in modo significativo i rapporti di forza tra capitale e lavoro a partire dal solo uso alternativo a livello microeconomico dei circuiti finanziari del capitale, senza rimettere in discussione lo statuto stesso della moneta e della forza lavoro. So he thinks that it would be very difficult to think that you could really modify the relationship of power between capital and labor, only starting from the notion of an alternative use at the micro level of financial circuits of capital. And if, especially if you do that without really putting into question, or calling into question, the very status of money and labor power. Negli scritti di Robin Hood che ho potuto leggere, pochi, questa problematica tra tattica e strategia non è affrontata in modo esplicito. Tuttavia, è proprio su questo terreno che forse è possibile trovare, a mio avviso, un terreno fecondo di incontro e di arricchimento reciproco tra il progetto Robin Hood e le proposte elaborate nel quadro della corrente di pensiero post-operaista, a cui ci riferiamo sia io che Andrea. When looking at Robin Hood's essays and writings, which he could read, not that many, this problematic relation between tactic and strategy is not dealt with explicitly. So, but on the other hand, he thinks that it's possibly on this terrain which it would be possible to find a productive way to meet and to mutually enrich each other, that is between the Robin Hood project and the proposal elaborated by post-workers, thinkers, the reference point of Andrea Magalli and his work. Su questa base vengo dunque alla seconda parte dedicata alla concezione della moneta del comune e di un reddito sociale garantito. So on this basis we can start talking about the second part of this talk, which is dedicated to the notion of money of the common and guaranteed social income. In sintesi, possiamo infatti affermare che il rapporto capitale-lavoro, nella sua essenza, definisce la simmetria fondamentale che divide due classi sociali e gli individui che le compongono nelle loro modalità d'accesso alla moneta e quindi a un reddito. So to be synthetic, we can state that the relationship between capital and labor essentially defines a fundamental asymmetry which opposes and divides two social classes and the individuals which compose the social classes in their modality of access to money and hence to income. Da un lato la classe dei capitalisti, che in ragione della proprietà dei mezzi di produzione e di sussistenza può accedere alla moneta indipendentemente dal proprio lavoro e controlla i meccanismi della creazione monetaria rendendoli endogeni alla logica dell'accumulazione del capitale. So if you look at it from this point of view, what you have is on the one side the capitalist class, which based on the property of the means of production and subsistence, they can have access to money independently from work and are also able to control the mechanisms of money creation, making them endogenous to the accumulation of capital. Su questa base il capitale può inoltre in gran parte determinare il volume della produzione e dell'impiego,
cioè le condizioni chiavi dell'accesso alla moneta e un reddito per tutto il resto della società. It is on this basis that capital can furthermore determine the volume of production, its employment, that is the key condition of access to money and to income to the rest of society. Dall'altro abbiamo la classe di coloro che non possiedono che la loro forza lavoro. On the other hand, we have the class of those who only own their labor power. Per poter accedere alla moneta e un reddito, sono dunque costretti a trovare un impiego salariato. Un impiego che, come abbiamo visto, dipende dalle decisioni che i capitalisti prendono sul volume della produzione e dell'impiego in funzione delle loro prospettive di profitto. The second class, in order to be able to access money and income, are forced to find wage to work, a work which does not depends mainly on the decisions that capitalists make about the volume of production needed as a function of their expectation of returns. Notiamo che questa definizione dell'essenza del rapporto capitale-lavoro diviene tanto più vera nel capitalismo cognitivo e finanziarizzato, e questo per due ragioni principali e strettamente legate. So this definition of the essence of the relationship capital and labor becomes even more true in the case of financialized and cognitive capitalism, and this for two main reasons which are strictly linked to each other. La prima ragione è che in rottura con l'epoca fordista della sussunzione reale, il lavoro dispone sempre più di una dimensione cognitiva immateriale che gli permette di organizzare la produzione in modo autonomo rispetto al comando del capitale. So the first reason is that, and this is a break with relation to the Fordist mode of production and real subsumption, work or labor is endowed with immaterial and cognitive dimension which allows it to do organized production in a way which is autonomous with relationship to the commando capital. La prescrizione tayloristica delle mansioni cede così il posto a quella della soggettività e lo stesso capitale produttivo non svolge spesso più alcuna funzione reale necessaria nell'organizzazione della produzione. Si tratta di un aspetto centrale della tendenza al divenire rendita del profitto. So, as a key aspect, the tendency to become rent or profit, what you have is that the old Taylorist mode of production, which was based on the division of all labor, is being replaced by the role played by subjectivity, and the productive capital hence does not play any real function, necessary function, with relation to the organization of production. La seconda è che la sussunzione del lavoro al capitale è di nuovo puramente formale, perlomeno sul piano dei rapporti di sapere e potere che strutturano l'organizzazione della produzione. So the second consideration, which is derived from the first in a certain sense, is that subsumption of labor under capital is now formal again, purely formal again, at least at the level of the relationship of knowledge and power which structure the organization of production. In altri termini, la costrizione al rapporto salariale è nuovamente di natura essenzialmente monetaria, come mostra il ruolo strutturale che la precarietà svolge nella regolazione del rapporto salariale. So, what he's saying is that with relation to the industrial mode of production, which is the period of real subsumption, the fact that we are forced to work, to wage to work, is not derived from a lack of knowledge and hence our incapacity to actually organize production, but it becomes purely monetary because we need money, but not because we cannot organize ourselves production in this new context. E questa è la ragione sempre più decisiva per cui la forza lavoro è costretta a lavorare per il capitalista, invece di organizzarsi in modo autonomo per se stessa, liberando per esempio tutto il potenziale di sviluppo di cui testimoniano i modelli produttivi autogestiti dei commons, del software libero, dei makers, dell'economia sociale cooperativa, delle produzioni dell'uomo per l'uomo. It's because we have no access to money, no direct access to money and finance and funding, that we are forced to work for capitalists,
rather than organizing ourselves autonomously, freeing up all this potential of development which we can see at work in productive models, self-managed, such as the free software commons, makers, social economy, and cooperatives involved in this anthropogenetic model of production, where the production is not just a commodity, but mainly subjectivity. In questo quadro, la concezione di una moneta del comune dovrebbe dunque poggiare su due pilastri fondamentali. So, if you think about this context where you have increasing autonomy of production and the control is based on the monetary blackmail, the money of the common should be resting on two fundamental pillars. Il primo consiste a privare la moneta delle caratteristiche di riserva del valore alla base della logica del denaro come capitale, per metterla al servizio di una logica reale della produzione e dello scambio finalizzata al finanziamento degli obiettivi decisi democraticamente da una comunità politica. So when if you think about designing something like the money of the common, one of the features that should be engineered in it is subtract to it its capacity to act as a reserve of value, so as a store of value, which is the base of the logic of money as capital, in order to put it at the service of a real logic of production and exchange, finalized to financing objectives, aims decided democratically by a political community. So the nature of the money of the common should be based so that it corresponds to this new form of production. Corresponds to the new, and hence it should not be accumulated, but it should be allocated and distributed according to political decisions taken democratically by a community. We can say that it is expressed in terms of flows and not in terms of stock. Flows rather than stock. Per riempire questo ruolo, la moneta del comune deve essere una moneta fondente, come l'aveva teorizzato l'economista anarchico Geisel, vale a dire una moneta che perde valore nel corso del tempo quando non è utilizzata in modo socialmente utile e produttivo, ma detenuta per fini speculativi. So in order to have this function, to be money that is spent and allocated according to democratic decisions about priorities, the money of the common should be a melting kind of money. According to the theorization of an anarchist economist called Geisel, that is a money that loses value in time when it's not used in a socially productive and useful way, but it's kind of hold on to for speculative ends. Il secondo pilastro consiste a pensare la moneta del comune come una moneta non più endogena al solo capitale, ma endogena alla forza lavoro. Una moneta che permetta cioè di rendere la sua riproduzione più indipendente dal ciclo di valorizzazione del capitale e quindi dalle decisioni dei capitalisti in termini di produzione e di impiego. So the second pillar, beyond the notion that it should be a melting kind of money, should be to think about the money of the common as a money which is not just endogenous and part of capital, but which refers to labor power. So what does it mean? It means there should be a kind of currency which should be able to should enable the reproduction of labor power independently from the cycle of valorization of capitalism, and so independently of the decisions of capitalists about what we should produce and how. La rivendicazione e l'instaurazione di un social basic income indipendente dal lavoro salariato sarebbe la chiave di volta di questo processo di socializzazione e di riappropriazione della moneta. So the notion of a social basic income, which is something that is really kind of core part of this proposal for money of the common coming from this the group, would be really be the turning point of this process of socialization and reappropriation of money. Il social basic income, pensato al tempo stesso come un reddito primario, un'istituzione del comune, dovrebbe riempire due funzioni principali. So, the social basic income, according to this theorization, which sees it as primary income, an institution of the common, should be fulfilling two
main functions. La prima è proprio quella di rovesciare la logica capitalistica che lega strettamente il reddito all'impiego salariato, facendo del secondo la precondizione del primo. The first would be to upturn the capitalist logic which links income to waged work, making waged work a precondition of income. La seconda è che l'attenuazione della costrizione monetaria e la liberazione di tempo permessa dal social basic income ne farebbe un formidabile strumento di una politica generativa di ricchezza, cioè di valori d'uso, e non di valore, cioè di merce. So this function of the social basic income would weaken the monetary constriction that forces us to work, and hence it would liberate time, if we free up time, in such a way to make it a formidable instrument of a politics which generates wealth and not just value. Esso permetterebbe infatti di rendere economicamente e socialmente sostenibili lo sviluppo di tutta una serie di attività produttive che oggi, come abbiamo visto, sono proprio ostacolate dall'assenza di tempo e di risorse di cui soffrono i precari del lavoro cognitivo, impedendo loro un investimento più attivo nella logica non salariale e non mercantile dei compiti. This is a key point of the whole notion of a guaranteed social income, that is that a guaranteed social income would make possible an economically would make possible and sustainable economically a whole series of autonomous productive activities which right now are not possible exactly because of lack of time and resources, which is a plague for the precarious workers of cognitive capitalism, and which stops them from having a more active investment in non-waged logic, non-mercantile logic of the commons. Do we have time? Almost finished. It's okay. Sure. Okay. In questa prospettiva, il reddito sociale garantito corrisponderebbe simultaneamente alla validazione sociale è un mezzo di finanziamento di questa rete densa di attività non mercantili che la società del generale Antelletti crea al di là del salariato. So again, this is a key point, the claim for a guaranteed social income. It would validate socially the importance of these activities which are already performed, and also would allow, would be a means to finance this dense network of non-mercantile activities which this society based on the general intellect creates beyond waged work. E si permetterebbe così di rompere al tempo stesso sul piano della soggettività con due dogmi del capitale ben introiettati nell'incosciente collettivo della società. So it would be something that would allow, and this is the kind of level of subjective break that this would allow, it would allow to break with two dogma of capital which have been interiorized by the unconscious, collective unconscious of our society. Da un lato con l'identificazione storica abusiva che il capitalismo ha stabilito tra lavoro e lavoro salariato e con essa tra lavoro salariato e diritto al reddito. So this cultural and subjective break would be with historical identification that capital established between work and waged work, and hence with waged work and the right to an income. Dall'altro con l'idea che il solo lavoro degno di essere riconosciuto come produttivo è il lavoro che produce merce e genera profitto. So again, at this cultural and subjective level, it would allow you to break with the idea that the only work or labor that is can be recognized as such is only the kind of work that produces commodities and generates profits. Il social basic income si fonda infatti sul riconoscimento che il lavoro può essere improduttivo di capitali e di merci, ma ciò nonostante produttivo di ricchezze non mercantili, e perciò trovare la sua contropartita sociale in un reddito. The notion of social basic income, what is it based on? It's based on the acknowledgement
that work can be unproductive of profit and capital, but at the same time it can be productive of wealth, which is not mercantile, and hence it needs to be rewarded with income. La prospettiva qui definita di una moneta di comune si situa, ben inteso, al livello di una definizione globale e teorica di un rovesciamento del rapporto capitale-lavoro. The theory of the perspective of the money of the common so is part of a more global theoretical definition of an upturning, of a reversal of the relationship capital and labor. Essa può e deve tuttavia prendere forme locali di sperimentazione di modelli alternativi nei quali i circuiti della finanza alternativa del progetto Robin Hood, per esempio, potrebbero avere un ruolo essenziale congiuntamente all'instaurazione di monete complementari o alternative. So you do have this kind of general theory of the money of the common and guaranteed basic income, but that doesn't mean that you know, has to be understood only at this level. On the other hand, it can take local forms of experimentation and alternative models where a project such as Robin Hood with its alternative financial circuits could have an essential role together with this whole network of complementary or alternative currencies. E con questo vi ringrazio. And thanks for this.